Sì, grazie Presidente. Allora, questa mozione, come appena detto, riguarda la Francigena, che è un itinerario storico che dal nord Europa porta a Roma e prosegue verso il sud Italia, fino ad arrivare a Gerusalemme. Questo percorso, riconosciuto dal Consiglio d'Europa, grande itinerario culturale, si estende in 5 stati: Gran Bretagna, quindi da Canterbury, Francia, Svizzera, Italia e Stato del Vaticano. È un importantissimo polo di attrazione culturale e turistica, un utile strumento per promuovere l'immagine dei territori stessi, cosa che abbiamo cercato da sempre e da subito nella Commissione Turismo di far conoscere. Roma Capitale aderisce dal 2001 quale socio fondatore e membro dell'Ufficio di Presidenza all'Associazione Europea delle Vie Francigene, che ha il compito di tutelare e valorizzare la Via Francigena e con delibera di Giunta Capitolina 41 del 27/2/2015 ha approvato i tracciati dei percorsi della Via Francigena e delle relative varianti all'interno quindi del territorio di Roma. In questo caso vediamo che sono interessati 7 municipi, il primo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il quattordicesimo e il quindicesimo. A proposito, in particolare proprio per il municipio 14, chi è interessato dalla parte della Francigena Nord ha espresso la volontà di proporre una variante ciclopedonale nel tratto compreso tra Santa Maria della Pietà e Monte Ciocci, e questo anche per ovviare alla sicurezza dei camminatori, perché in questo modo si possono evitare il più possibile il contatto con il traffico veicolare. Si tratta quindi di un percorso ulteriore, quindi che non è in sostituzione e che andrebbe quindi ad aggiungersi ai tracciati esistenti e già riconosciuti. Inoltre, proprio perché è una variante ciclopedonale che in questione è già esistente, non implica alcun impegno di fondi. Eventualmente, se uno vuole, può installare i pannelli di segnalazione della Via Francigena, ovviamente. Quindi, lo ripeto, la pista ciclopedonale è già esistente e percorribile. È stata quindi presentata dal Municipio 14 in commissione e devo dire favorevolmente accolta da tutti i membri della commissione. È quindi un'occasione per promuovere il patrimonio storico e culturale della città, essendo Roma una tappa fondamentale di questo e di altri importanti cammini. Con questa mozione quindi chiediamo alla Sindaca e alla Giunta di integrare il percorso della Via Francigena, itinerario culturale del Consiglio d'Europa, così come definito dalla delibera di Giunta Capitolina numero 41 del 27/2/2015, prevedendo questo ulteriore tracciato denominato Variante Santa Maria della Pietà Monte Ciocci, pista ciclopedonale Monte Mario. Grazie.